Padova interviene sul trasferimento di pediatria a pneumologia, approva la soluzione ma dice servono tempi celeri per il nuovo ospedale. Gruppo Padova 2020 critica pesantemente l'amministrazione Bitonci dopo le dimissioni del consigliere Russo, parlano di una guerra tra bande. E parla anche il consigliere che ha lasciato la lista del primo cittadino di Padova per approdare al gruppo misto, li vogliono mettere a tacere e oggi è comparsa una scritta di insulti. I legali di Luca Claudio chiedono al tribunale del riesame gli arresti domiciliari, secondo la difesa l'ex sindaco non può più inquinare le prove. Rissa, colpi di cacciavite nel quartiere Guizza a Padova, il divario tra due filippini, uno dei due ha aggredito il connazionale colpendolo più volte al volto. Assalto al bancomat con un caro attrezzi a Selvazzano, ma il colpo salta perché il mezzo rubato ed usato per tentare di sradicare lo sportello era guasto. Scelto da Papa Francesco, nuovo rettore della Basilica del Santo, padre Oliviero Svanera, affronterò il mio mandato con l'aiuto di Antonio dello Spirito Santo. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Continuiamo a parlare della situazione di pediatria e della posizione dell'Università di Padova che approva la scelta di trasferirla a pneumologia ma chiede tempi molto celeri per il nuovo ospedale. I dubbi sono ancora tanti, la soluzione per pediatria non convince in toto. L'Università di Padova approva, ma con riserva, la decisione del direttore generale dell'azienda ospedaliera di realizzare la nuova pediatria, ad oggi in uno stato indegno, sulla vecchia pneumologia, in vista della costruzione del nuovo ospedale. Il rettore dell'Ateneo Patavino, Rosario Rizzuto, chiede però dialogo, tempi celeri, cubature certe e un progetto ben chiaro da condividere. Progetto che attualmente non sarebbe ancora definito e che, secondo Rizzuto, non fornirebbe elementi sugli aspetti tecnici e funzionali delle soluzioni proposte, anche in merito ad esempio all'area materno-infantile. Così come per il nuovo ospedale il futuro è incerto, insomma anche per pediatria serve che il sindaco faccia chiarezza una volta per tutte. Questo è il nostro tema principale, ci vuole il progetto e ci vuole garanzia sui tempi. La Padova ha bisogno di soluzioni per l'assistenza ma anche per la ricerca, la didattica della grande scuola di medicina. Questo richiede che gli studi, le analisi seguitino in tempi certi. Un appello che dovrebbe essere recepito soprattutto dall'amministrazione comunale di Padova, diretta responsabile al momento delle lungaggini che rischiano di vedere violato proprio il diritto di cura e di tutela della salute di ogni singolo cittadino. È la difficile situazione in cui versa l'ospedale di Padova e la pediatria ha dedicato il quesito del TG Linea Aperta. Continuate a dire la vostra inviando un sms al numero che state vedendo in sovraimpressione o scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. Apriamo ora la pagina della politica con la critica alla maggioranza da parte del gruppo consigliare di Padova 2020. Si sta vivendo una guerra tra bande in consiglio comunale, questa la denuncia. Vedo scricchiolare la maggioranza, la vediamo tutti scricchiolare, bisogna vedere se vincerà la voglia di poltrone o la voglia di pensare alla città che dovrebbe essere il nostro mandato principale. Tuoni e fulmini sul Consiglio Comunale di Padova, causare l'ultima tempesta le dimissioni del consigliere di maggioranza Riccardo Russo, passato dalla lista Bitonci al gruppo misto. A Palazzo Moroni si cammina sul filo di lana, un equilibrio che pare sempre più instabile e un duro attacco arriva dal gruppo Padova 2020. È una cosa ignobile, è una cosa brutta per la città di Padova perché la città è lasciata allo sbando, si sta assistendo a una guerra di bande all'interno della maggioranza con furbizie come quella ultima di far passare la consigliera Saia al gruppo misto, cosa che a nostro avviso non è fattibile, è contro il regolamento, ma queste cose le vedremo, ma sono furbizie ed escamotage per coprire ormai il fallimento totale dell'amministrazione Bitonci. Non manca una critica sulla gestione dell'amministrazione Bitonci del tema nuovo ospedale. Noi di Padova 2020 siamo l'unica forza politica che è stata coerente fin dall'inizio. In accordo con la cittadinanza, poi i cittadini vogliono una buona sanità, non vogliono un buon ospedale, abbiamo bisogno di manager, non di muratori. Altro punto scottante in città è quello del progetto nuovo stadio plebiscito, un disastro annunciato, dichiara Fabio Scapin, sotto vari aspetti.
quello della cementificazione di nuovo suolo, quello di speculazione edilizia molto probabilmente, e soprattutto quello di un costo a carico dei cittadini padovani di un'entità troppo elevata. Parliamo di 5 milioni di euro subito, ma sappiamo che chi un po' se ne intende di queste cose, sappiamo che si arriverà tranquillamente tra i 7 e gli 8 milioni di euro se tutto va bene. E sul passaggio di Fernanda Saia al gruppo misto parla proprio Riccardo Russo, che ha abbandonato la lista Bitonci sindaco. Tra le altre cose, pare che questo pomeriggio in città sia anche comparsa una scritta con un insulto pesante nei suoi confronti proprio nel parcheggio delle auto dei consiglieri comunali. Un gesto volgare, non mi farò intimidire da questo atto vile, ha appena dichiarato il consigliere Russo. Mi hanno cercato di tappare la bocca, mi tappano la bocca, adesso mi hanno tolto tutte le commissioni, mi hanno tolto la presidenza di commissioni, me ne hanno lasciata soltanto una, mi hanno lasciato a commissione 3, che è la commissione cultura, e anche se la prassi diciamo del consiglio comunale è che i consiglieri devono avere almeno due commissioni, addirittura chi ha la bilancio può averne anche 3. Mi vogliono mettere a tacere. Questa la denuncia del transfugo della lista Bitonci, ora approdato al gruppo misto. La politica del sindaco di Padova è fatta solo di giochini politici che creano muri, che creano divisioni, sottolinea Russo. Io faccio politica per costruire condivisione. È amareggiato per le presidenze di commissioni che gli sono state tolte. Questo è un semplice giochino politico sterile che dimostra lo stile autoritario di questa amministrazione. Per quanto riguarda la vicenda di Fernanda Saia, che si sarebbe spostata anche lei nel gruppo misto per avere la titolarità di capogruppo, Russo spiega di essersi rivolto ad un avvocato. Il regolamento parla chiaro, parla di cifra elettorale e quindi siamo andati a verificare la cifra elettorale. Io ho una cifra elettorale che si attesta a 17.991 contro quella della consigliera Saia intorno ai 4.500 e quindi secondo questo articolo del regolamento dovrei essere io il capogruppo e non la consigliera Saia. Torniamo a parlare di profughi. Ieri sera, come vi avevamo annunciato, il Consiglio Comunale a Montegrotto, alla fine la maggioranza ha votato il progetto SPRAR, ma per la minoranza ci sono molti dubbi da chiarire ancora. Il Consiglio Comunale di Montegrotto si spacca sul tema dei profughi. Ieri sera la discussione è accesissima, ma alla fine la maggioranza è riuscita a far approvare il progetto SPRAR per controllare il numero degli arrivi. La strategia messa in campo dal sindaco Mortandello per vigilare sull'emergenza migranti non ha convinto le opposizioni, che oggi ribattono così. Il problema è che da una parte il Comune si impegna a pagare un 5% del totale del progetto, quindi un impegno finanziario. Dall'altra, purtroppo, oggi non abbiamo rassicurazioni sul fatto che il progetto impedisca ulteriori afflussi nel territorio. Il progetto SPRAR, denuncia la minoranza, non dà la certezza di governare il numero di profughi, lo dimostra il caso Bagnoli. Inoltre il Comune deve pagare una quota per ogni migrante. Se noi facciamo il conto che il progetto SPRAR è un progetto triennale, tenendo presente che il minimo di persone ospitate sarà un 12 persone, nei 3 anni si spenderanno circa 565.000 euro, di cui circa 30.000 sono a carico del Comune. Intanto è confermato l'arrivo dei 18 profughi nella residenza dei frati Santa Chiara a Mezzavia. La cooperativa ha proceduto a stipulare il contratto di affitto con la proprietà e quindi oggi si attende solamente le modalità con le quali queste persone arriveranno. Restiamo alle terme perché l'ex sindaco di Abano Luca Claudio, ora in carcere, ha chiesto gli arresti domiciliari. Abano Terme, Luca Claudio vuole tornare libero, per questo i suoi avvocati hanno depositato davanti al Tribunale del Riesame di Venezia il ricorso contro il rifiuto agli arresti domiciliari negati dalla GIP Margherita Brunello. Secondo i difensori dell'ex sindaco delle Terme, sono venute meno le esigenze cautelari che costituiscono i presupposti in base ai quali una persona può essere tenuta in carcere, ovvero secondo loro non sussisterebbe più il pericolo di inquinamento delle prove in quanto Luca Claudio, questa è la tesi dei legali, non è più sindaco di Abano Terme, pertanto non è più in grado di inquinare le prove mettendo le mani su carte del comune oppure condizionando in qualche modo dipendenti e macchina amministrativa. Ci spostiamo nell'Alta Padovana, blitz della finanza contro il lavoro nero.
Cittadella, blitz della Guardia di Finanza con la Direzione Territoriale del Lavoro di Padova contro il fenomeno del lavoro sommerso nei vari comuni dell'Alta Padovana. Sono stati scoperti 25 lavoratori completamente in nero e altri 7 assunti e retribuiti in modo irregolare. 5 le attività sospese dai finanzieri. Nei guai sono finiti un ristorante albergo di Campo San Piero, un agriturismo in zona Piazzola sul Brenta, un laboratorio tessile gestito da cinesi a Piombino Dese, un cinema di Cittadella e un negozio di abbigliamento per bambini sempre a Campo San Piero. Nel ristorante sono stati trovati ben 7 lavoratori tra cuochi, lavapiatti e camerieri completamente sprovvisti di qualsiasi documento di lavoro. Nel laboratorio cinese sono state riscontrate anche irregolarità dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Ancora una rissa tra due stranieri a Padova. Padova, rissa a colpi di cacciavite nel quartiere Guizza, il diverbio tra due filippini è scoppiato ieri mattina in via Redi, uno dei due ha aggredito il connazionale con un cacciavite colpendolo più volte al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rincorso l'aggressore arrestato in piazzale Cuoco alla fermata del tram. Recuperata anche l'arma usata durante la lite, in manette un 34enne, il litigio era scoppiato per gelosia. Aveva appena ritirato del denaro da uno sportello bancomat e per tutto il tragitto fino a casa l'anziano purtroppo non si era accorto di essere seguito da un uomo che poco dopo ha suonato alla sua porta e si è spacciato per un addetto dell'Enel. Lo ha raggirato, un po' circuito ed è riuscito a rubargli tutti i soldi che aveva appena prelevato. È accaduto in via Stratico a Padova, siamo in zona Portello, la vittima è un 82enne che quando si è reso conto del furto ha subito chiamato il 113 dicendo di essere stato raggirato e derubato. Sull'episodio indaga la polizia. A Selvazzano dentro invece i ladri hanno cercato di sradicare uno sportello bancomat. Selvazzano dentro, assalto al bancomat con un carro attrezzi, peccato che il mezzo rubato ed usato per tentare di sradicare lo sportello fosse mal funzionante. Il fatto è accaduto nella notte in via Manzoni nella frazione di Caselle. I ladri volevano scardinare il bancomat della Monte dei Paschi ma sono scappati a mani vuote visto che il carro attrezzi si è bloccato durante il colpo. Numerose le segnalazioni dei residenti che verso le 5 del mattino hanno notato la banda in azione e hanno avvertito i carabinieri. E oggi al Santo è stato presentato il nuovo rettore della Basilica che prenderà il posto del compianto padre Enzo Poiana ed è padre Oliviero Svanera. Io accolgo con disponibilità e mi affido allo Spirito Santo e a Sant'Antonio perché mi guidi in questo ministero che accolgo con entusiasmo e anche con un po' di trepidazione. Nel nome di Antonio, con l'aiuto dello Spirito Santo, padre Oliviero Svanera è pronto a guidare i frati della Basilica del Santo. È lui il nuovo rettore, succede a padre Enzo Poiana, stroncato quest'estate da un infarto a soli 58 anni. Padre Oliviero è stato indicato da Papa Francesco. Oggi, alla messa solenne delle 17:30, il delegato pontificio presenterà il nuovo rettore ai fedeli. Avere l'umiltà di ascoltare le persone, di conoscere dove sono capitato perché avevo un'altra responsabilità fino a qualche ora fa e poi da qui partire per così continuare questa eredità che mi ha lasciato padre Enzo. Padre Oliviero ha già ricevuto le congratulazioni dal Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, e del Presidente del Veneto, Luca Zaia, che lo ha definito un degno successore alla guida di uno dei simboli universali della cristianità. Questa sera torna Focus con i suoi ospiti e le vostre opinioni in studio a partire dalle 21.05 insieme al direttore Luigi Bacialli. Ci saranno Maurizio Conte, Renato Boraso, Riccardo Barbisan, Damiano Gottardello, Sebastiano Casoni, Patrizio Miattello, Luciano Sturaro. Non perdete dunque l'appuntamento con Focus. TG Padova invece termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.